È in fermento, pronta a far rombare i suoi motori, la macchina organizzativa del 27esimo raduno di auto e moto d'epoca, Malo Panoramica, e della 18esima rievocazione storica della salita del costo. Domenica 1 settembre, con raduno dalle 8 e partenza dalle 10.15 dal piazzale delle piscine di via Molinetto a Malo, gli amministratori comunali di Malo, Cogollo del Cengio e Velodastico, i tre enti patrocinanti, daranno il via alla kermesse motoristica promossa dal consorzio delle Proloco Valleugra Unipli Vicenza, voluta da Umberto Bianconi dell'Umpli. Ci aspettiamo dai 150 ai 200 veicoli, ma le iscrizioni sono ancora in corso, si potrà aderire anche domenica mattina fino all'orario del via, assicura Bianconi. Quest'anno abbiamo il fondamentale supporto del Rally Club Isola Vicentina per quanto riguarda la gestione logistica, i trasferimenti, la segnaletica e i commissari di percorso. Partiranno prima le moto, poi le auto, distanziate di una quindicina di minuti, allo scopo di limitare i disagi al traffico, così come precisato da Renzo De Tomasi, presidente del Rally Club. Sarà un'edizione particolarmente curata, afferma Piergildo Capovilla, sindaco di Cogollo del Cengio, nella quale si è riusciti a superare alcune difficoltà riscontrate in passato a causa di aspetti viabilistici come i semafori accesi. Eviteremo nel tragitto i centri abitati, valorizzeremo il territorio. Tutto questo grazie al sostegno degli enti patrocinanti e dei vari sponsor. Tra gli enti coinvolti ritorna Velodastico, come spiega Daniela Dalzotto, consigliere comunale con delega allo sport. È un'iniziativa in cui crediamo fermamente. Il pranzo collettivo alla Montanina di Velo consentirà agli appassionati di godere di un'esposizione dei veicoli storici nell'ampia area della pesca sportiva. Dopo il via di Malo, i veicoli storici saliranno lungo il Costo Vecchio sino a Tresche Conca, dove ci sarà una sosta per il ristoro, per poi tornare verso Velo, dove ci sarà l'appuntamento conviviale.